Buonasera a tutti gli amici dal Museo Wunderkammer Artificiale a Roma e benvenuti alla 251esima puntata della serie Gemme Musicali a Casa. In questo episodio ascolterete un brano del figlio più famoso di Johann Sebastian Bach e mi riferisco a Carl Philipp Emanuel Bach. Oggi vi andrò ad eseguire una delle sue numerose sonate e questa è la sonata in re minore scritta a Berlino nel 1749. La sonata è divisa in varie parti, cioè l'adagio, andante, andantino, largo, alla breve e adagio finale. La sonata è una di quelle sonate che sicuramente Mozart conosceva perché anticipa molto, per esempio, alcuni momenti delle sue fantasie. La musica di Carl Philipp Emanuel Bach anticipa molto alcuni stilemi del romanticismo. E anche se Carl Philipp Emanuel Bach non scrisse molto a musica contrappuntistica, in questa sonata c'è la breve finale, che è un pezzo, diciamo, contrappuntistico a due voci molto molto bello. La sonata in generale è tutta quanta veramente drammatica, questo stile Sturm und Drang tedesco, veramente un piccolo gioiello. Vi auguro buon ascolto, ci vediamo al prossimo appuntamento. Vi ricordo il mio account PayPal info@marconomuscio.com per aiutarmi in tempo di Covid e sostenere queste numerose trasmissioni. Buona serata a tutti.